questo fiocco candido di neve rilucente si cela un gran mistero che è davvero eccezionale. Qui dentro vive un mondo, con le case, con la gente, con strade, piazze, vicoli, terrazze, tetti e scale. C'è chi scende e chi sale, c'è chi viene e chi va. Insomma, è una minuscola, stranissima città. Non vi so dire quando, non vi so dire come, so soltanto che esiste. E so persino il nome. Qui tutti gli abitanti la chiamano chi non so. Quanto a loro si chiamano, indovinate un po'? Lo so che non è facile. Si chiamano non so chi. E tutta questa gente simpatica e cordiale amava soprattutto la gran festa di Natale. C'era soltanto il Grinch che non l'amava affatto. Anzi, solo a pensarci diventava mezzo matto. Chiuso nella sua grotta sul monte Briciolaio, pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio. Nessuno sa il motivo di quell'odio micidiale. Vi prego di non chiederlo, sarebbe tempo perso. Saranno state le scarpe che gli facevano male, o forse la sua testa era avvitata di traverso. Ma se proprio insistete, vi do la mia opinione. Per me era nel suo cuore la probabile ragione. Un cuore troppo piccolo, almeno di 3 taglie. E il Grinch ci soffocava come in mezzo a 2 tenaglie. O scarpe troppo strette, o cuor sotto misura, qualunque spiegazione non è chiara né sicura. Sta di fatto che il Grinch, la sera di Natale, s'affacciò alla sua grotta e quasi gli venne male quando vide giù in fondo brillar luci e falò, illuminando a festa l'intera chi non so. E disse con un ringhio che assomigliava a un raglio: laggiù stanno appendendo il vischio e l'agrifoglio e appendono le calze, stupidi non so chi. Domani vien Natale, praticamente è qui. Insomma, grugnì il Grinch, devo trovare un modo, il modo più efficiente per bloccare il Natale di tutta questa gente. A forza di pensare, ebbe un'idea tremenda, una splendida idea, splendidamente orrenda. E si cucì un vestito rosso e tradizionale, insomma, il bel costume del buon Babbo Natale. Manca una sola cosa per essere perfetto, rise Babbo Grinciale con ghigno soddisfatto. Voglio solo una renna, non chiedo una fortuna. Se proprio non la trovo, beh, me ne faccio una. Fischiò al suo cane Max, vecchiotto e un po' acciaccato, e con lo spago rosso legato torno torno gli piazzò sulla testa un magnifico corno. Poi prese borse, sacchi e una slitta assai precaria e disse: via al galoppo, mi va di prendere aria. E giù per la montagna la slitta scivolò tra scossoni e sobbalzi, diretta a chi non so. L'aria era fresca e piena di silenziosi fiocchi e i non so chi dormivano senza un pensiero in testa. Il Grinch s'arrampicò su un tetto coi sacchi vuoti in pugno, ridacchiando diabolico col suo perfido grugno. E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino, dritto dritto attraverso la cappa del camino. Balzato nella stanza, il Grinch se ne andò in giro, prendendo tutto quello che gli capitava a tiro. Riempì 5 o 6 sacchi e con un risolino li spinse a viva forza tutti su per il camino. Poi spalancò la ghiacciaia che c'era lì in cucina e prese tutto quanto: piselli, torte, fave, polpette e chibudino, frutta, salami, intingoli e pure il rostacchino. Insomma, a farla breve, quel bieco criminale depredò la famiglia del pranzo di Natale.
e anche tutti quei viveri finirono nella cappa. Perfetto, disse il Grinch. La mia ultima tappa sarà la più simbolica. E adesso lo vedrete. Prima di dirvi addio, ruberò pure l'abete. Stava arraffando l'albero quando avvertì un rumore che pareva un tubare di mite tortorella. Questa è bella! E con sua gran sorpresa si trovò a tu per tu con una bambinetta di nome Cindy Kilou. La bimba si era alzata solo perché aveva sete. Guardò perplessa il Grinch e poi fissò l'abete. Disse: Babbo Natale, cos'è che fai? Cos'è? Perché porti via l'albero? Mi vuoi dire perché? Ma il vecchio Grinch, sapete, era un gran furbacchione e si mise d'impegno per salvar la situazione. Stampandosi un sorriso benevolo e gentile, improvvisò alla svelta una bugia sottile. Vedi la lampadina che da quel ramo pende? Mi pare che sia guasta e proprio non s'accende. Così per aggiustarla devo portarla su. La sistemo in un attimo e poi la porto giù. La fandonia era grossa, ma si indichi Lu piccina e il vecchio bugiardone convinse la bambina. Che cosa fece dopo, scommetto lo sapete. Tornò lesto al camino e vi infilò l'abete. Dopodiché un'identica manovra lui eseguì per razziare le case di tutti non so chi. Era passata l'alba da un quarto d'ora appena, quando il Grinch se ne andò con la slitta piena, zeppa di pacchi e doni, di fiocchi e di ornamenti, nastri, festoni, addobbi e globi risplendenti. E su per i dirupi del monte Briciolaio, il Grinch spinse la slitta per 1000 metri e più. L'intenzione era chiara. Voleva buttar giù tutto quanto il suo carico nel grande immondezzaio. Ah, quei non so chi! Rideva compiaciuto. Il loro bel Natale proprio non è venuto. Il Grinch tese l'orecchio, pronto a captare suoni di tristezza e di rabbia, sorpresa e delusioni. E infatti udì un rumore che saliva nella neve, dapprima basso e fioco, confuso e lieve lieve, ma poi sempre più forte, sempre più intenso e pieno. Che strano! Quel rumore non era affatto triste, anzi, sembrava allegro. Possibile, si disse. Ma sì, c'era allegria, gioia, felicità. Il Grinch provò a spiegarselo guardando la città. Tutti riuniti insieme, piccoli e spilungoni, vecchi, bambini e giovani, ossuti oppur ciccioni, e non so chi, cantavano, senza regali e doni. E tutto il suo lavoro? Tutta quella razzia per bloccare il Natale e fermare l'allegria? Ma che? Si disse il Grinch sconcertato e perplesso. Il Natale è venuto! È venuto lo stesso! Come ha fatto a venire? Senza regali e pacchi, senza addobbi e lustrini, nastri, giochi e balocchi. E poi pensa e ripensa, gira e rigira e prova. Il Grinch pensò una cosa completamente nuova. Forse, pensò, il Natale non viene dai negozi, dagli empori, dai market o dagli altri servizi. Forse ha un significato più profondo e vitale. Chissà se è proprio questo il vero senso del Natale. E cosa accadde dopo? Dicono a chi non so che il suo piccolo cuore quel giorno si allargò, pensate, di 3 taglie. E in quel momento stesso, quando il Grinch si sentì col cuore meno oppresso, girò svelto la slitta e scese dalla cresta, riportando i regali e il cibo della festa. Spettacolo glorioso nel sole del mattino! E fu lo stesso Grinch, fu proprio lui in persona
che pensò ad affettare il grande rostacchino.